Grazie Presidente, buongiorno a tutti perché ormai sono le 3:30. Io devo dire, vorrei dire tante cose, mi rendo conto che non è l'orario, forse non c'è la concentrazione giusta, ma siccome voi l'avete mantenuta la concentrazione perché avete fatto tutti quanti degli interventi importanti, chiaramente nell'ultimo intervento alcune cose vanno dette. Comincio anche io, ma non per ripetermi, perché essendo il capo dell'amministrazione lo voglio e sento di doverlo fare, un ringraziamento effettivamente a tutti i dipendenti, in particolare del Consiglio Comunale, ma non solo, il segretario, il ragioniere, il verbalizzante, il dottor Scazzo, tutti quanti. Per noi non è una novità, perché li abbiamo visti lavorare così anche nei 5 anni precedenti, in sedute anche più complicate. Poi effettivamente anche io trovo effettivamente di buon auspicio per i lavori di questo Consiglio il fatto che sino appunto alle 3:30, dopo 48 ore di lavoro, dopo anche le polemiche aspre, c'è una presenza massiccia dell'opposizione e della maggioranza, insomma, devo dire quasi al completo. Quindi questo è un altro segnale importante, anche la presenza di 2 parlamentari. Manca il candidato del centrodestra, vabbè, sconfitto alle elezioni, che non è presente, ma per il resto mi sembra che c'è anche una qualità del lavoro che mi fa ben sperare. Io ho apprezzato molto gli interventi e sono convinto che questo sarà un buon consiglio comunale, ne sono assolutamente convinto, perché c'è uno stimolo reciproco, c'è la voglia di fare un'attività di controllo e di indirizzo. C'è quella dialettica aspra che a me personalmente piace. Cioè, può capitare che uno dopo 48 ore fa il sorriso, fa una battuta, può fare una smorfia, lo facciamo noi, lo fate voi, però insomma io penso che sarebbe un po' noioso un consiglio comunale dove alla fine c'è molta ipocrisia e molta falsità. Quindi io penso che la dialettica democratica fa bene a questa città, e quindi io non sarò mai arrogante, perché non lo sono, ma non rinuncerò mai ai miei contenuti e anche ai miei toni, perché i toni in politica hanno un valore anche alle 3:30 del mattino. Quindi da questo punto di vista credo uno deve dire quello che pensa. Noi con questo bilancio continuiamo nell'opera di messa in sicurezza della città di Napoli, e questo non era affatto scontato se consideriamo, lo voglio ribadire anche in questo intervento conclusivo, le misure draconiane, discriminatorie, inaccettabili e pesantissime che il governo e aggiungo il Parlamento della Repubblica Italiana hanno messo e continuano a mettere in atto anche in queste ore. L'ha detto bene Andreozzi, poi ci ritornerò. Qua ho sentito tanti discorsi, finanche alcuni che parevano di convincermi. Cioè, quando tu dici benissimo, non esternalizzare nemmeno lo 0,1% dei lavori delle società partecipate, e chi meglio di noi è d'accordo? Ma mentre parliamo c'è una signora che fa parte in modo autorevole del governo della Repubblica Italiana, che è anche finanche un ministro, che si chiama Madia, che mentre noi parliamo entra in vigore una legge che non ci consentirà per nulla di assumere. Allora, siccome noi sappiamo perfettamente qual è l'età media, signore e signori, la sappiamo qual è l'età media dei dipendenti di Asia, per esempio 59 anni, vogliamo andare nello Stato della Repubblica Italiana? Signore e signori, sapete qual è l'età media dei poliziotti di Stato del nostro paese? Più o meno 58-59, vogliamo dire gli infermieri dei nostri ospedali che se ne chiudono uno al giorno? Siamo là. Allora ecco, meno male. Io colgo l'auspicio, anzi apprezzo anche la dichiarazione della consigliera Valente del fatto adesso noi stiamo qua e cercheremo di darvi una mano. Io alle parole do un peso, anche perché così come voi verificate le cose che dico io, noi chiaramente verifichiamo le cose che dite voi. Quindi se oggi si apre una nuova stagione di rapporti tra il Comune di Napoli, la città di Napoli, il governo della Repubblica Italiana, il Parlamento della Repubblica Italiana, io sono il più contento, finanche. Potete pensare tutto quello che volete delle mie dichiarazioni, ma sono circa 2 anni e mezzo che da sindaco della città di Napoli cerco di incontrare
il Presidente del Consiglio, e mica solo per parlare di Bagnoli, perché Napoli, grazie a Dio, è una città fatta di tante realtà, non è che esiste solo Bagnoli. Quindi ci auguriamo che adesso anche con i buoni uffici suoi, consigliere Valente, magari si possa fare questo incontro, a dimostrazione che il Sindaco di Napoli non è arrogante, non è tracotante, non sta sull'Aventino, non è Masaniello, è un sindaco autonomo, è un sindaco libero, è un sindaco coraggioso. E smettiamolo pure con questa storia che se il sindaco siamo gli amministratori depositari della verità. Guardate, noi non ci sentiamo i migliori, anzi lo voglio dire qua, l'ho detto in campagna elettorale, se volete finanche lo continuerò a dire nei prossimi consigli, noi abbiamo fatto anche molti errori, ci sono tantissime cose ancora che non vanno. Non nasciamo dalla politica, anche noi veniamo da altre esperienze, facevamo tutt'altro, ci siamo messi a lavorare. Prima la consigliera Carfagna diceva, sa sindaco, c'è poco da ridere, lei vada un po' in giro per la città. Cara consigliere, devo dire la verità, mentre il paese è travolto dagli scandali, mentre ogni giorno contiamo mazzette, mafie, collusioni, arresti, anche oggi si votava in Parlamento, io personalmente tra i 6-7 chilometri a piedi al giorno me li faccio. Quando il prefetto ebbe, diciamo, il privilegio di sospendermi da sindaco di Napoli, fece addirittura per un mese, e ringrazio molto la Severino perché forse è stata una delle protagoniste principali della mia vittoria alle elezioni che da poco si sono fatte, sono arrivato alcuni giorni fino anche a fare 25 chilometri a piedi. Prima lei diceva, facendo la battuta, che la trovo in gran forma, e facendo il sindaco di questa città io le vedo i problemi sono tanti, anzi voi ne avete detti fin po', cioè se io mi metto vicino a voi ne elenchiamo ancora di più, forse non basta nemmeno l'alba che stiamo per incontrare. Quindi noi non disegniamo l'amministrazione che ha trasformato Napoli nell'Eden, nel paradiso terrestre, nella migliore città possibile, però che insomma noi non abbiamo messo il corpo, non abbiamo messo il fisico, non siamo stati in mezzo alla gente, non vediamo i problemi, e finanche siamo riusciti in un paese, ripeto, lo voglio dire, travolto dal centro-sinistra al centro-destra e non solo, perché anche le prime notizie che vengono da Roma non è che sono le migliori. Tra i tanti difetti almeno ci pigliamo il fatto che in 5 anni abbiamo cercato anche di governare forse la città più difficile d'Italia mantenendo le mani pulite. Quindi da questo punto di vista noi non siamo sicuramente i migliori, ci siamo messi al servizio della nostra città, e quando diciamo vogliamo migliorare i servizi è perché pensiamo esattamente le cose che diciamo noi, perché se ci mettiamo a parlare del diserbo, delle erbacce, del trasporto pubblico, della città normale, della città ordinaria, siamo i primi che lo vogliamo. È chiaro che nel secondo mandato la nostra sfida sarà quella, non è oggi, se voi non la smettete di continuare a pensare che siamo in campagna elettorale, dove vi continueremo a ricordare sempre da dove siamo arrivati. È il primo segno, onorevoli consigliere Valente e consiglieri tutti, del senso istituzionale di questa amministrazione è stata quando ci siamo insediati. Io in campagna elettorale avevo fatto l'unico nome di assessore che avrei nominato, quindi mi assumo la responsabilità, ecco uno dei vari errori che ho fatto, Riccardo D'Alfonso, che poi ho cambiato perché abbiamo Palma che è di gran lunga migliore, non me ne voglia D'Alfonso. D'Alfonso la prima cosa che disse, come si insediò? Sindaco, dissesto, scordati la campagna elettorale, scorda di progetti, scorda di sogni, scorda di tutto quello che hai detto di sé. Forse politicamente in quel momento, se io non avessi avuto quel senso di continuità istituzionale, che le istituzioni, io potevo pure farlo, scaricavo tutto sulla sua amministrazione, perché, ma sarebbe stato grave. Io penso che noi abbiamo fatto bene a non farlo, poi ognuno avrà le sue opinioni, perché chiaramente non dichiarare il dissesto non è che è una cosa facile, noi ci siamo dovuti caricare, e scusatemene un tono un po' polemico, però se noi ancora oggi a 5 anni e mezzo di distanza, si può avere un po' d'acqua, scusate, 5 anni e mezzo di distanza non abbiamo la situazione economica che vorremmo, è perché non è che i governi locali che abbiamo ereditato ci hanno aiutato. E lo voglio ricordare, siccome voi avete fatto interventi da campagna elettorale, lo voglio dire, soprattutto quello della consigliera Carfagna, sembrava sentire Gianni Lettieri, devo dire meglio Carfagna che Lettieri, perché Lettieri 5 anni non l'abbiamo visto mai, apprezzo molto che lei è presente, no ma non lo sto dicendo per fare ironia, apprezzo molto che lei abbia scelto di rimanere qua, e sono convinto dalla qualità dei suoi interventi, al di là delle divergenze, che secondo me questo consiglio ne vedrà vantaggio. Però voglio dire, se noi vogliamo cominciare con quei toni non c'è problema, noi abbiamo ereditato un disastro
che era innanzitutto la città sommersa di rifiuti, la città, soprattutto quello che da napoletano mi colpisce, depressa moralmente e culturalmente, non c'era un turista, insomma una città di quella portata. Quei debiti noi ereditiamo ancora, commissariamenti, emergenza rifiuti, 1,5 miliardi di debito, grazie, 850 milioni di salari. Ma mica è facile uscire, devo dire, lei in qualche passaggio l'ha anche detto, mica è facile uscirne con continui tagli e tagli e tagli e tagli, quando invece vediamo che Roma continua e secondo me avrà anche il governo Raggi, avrà un'ulteriore legge speciale, sono pronto a scommetterlo, che l'avranno anche loro, perché poi sa, non può mica fallire Roma Capitale. Napoli, quelli sono animali politici, quelli pure se ci metti e banderiglia, se spari in petto, quelli resistono, hanno la forza del Vesuvio, poi che ce ne importi in un modo lo troveranno, hanno la creatività, fanno il gioco delle campanelle, chi lo sa che diranno a Roma delle cose che noi fanno, non lo so, però noi siamo qua, e 3 mesi mattina stiamo qua, e come vedete ci stiamo anche discretamente bene. Milano, ma noi l'abbiamo visto nelle maglie i soldi che hanno, Venezia, ve la siete scordati, Catania qualcuno l'ha citato. E non è che Napoli, perché mo deve pagare lo scotto perché è una città ribelle, è una città autonoma, forse qualche volta anche un po' irriverente, qualche volta che usa dei toni, no, ma sto dicendo così, qualche volta usa dei toni, però nelle istituzioni insomma non è possiamo andare dietro ai toni, alle cose. È una città che ha ridato dignità alla città di Napoli, insomma lo diceva Rinaldi, lo potremmo dire tu, vi assicuro, 5 anni fa quando ci siamo insediati, ma io non dico Dolce Gabbana, consigliere Rinaldi, se pure volevi far venire un certo e tarantella napoletana, voleva venire giù, perché pure i napoletani se ne stavano andando. Ma abbiamo la fila di chi vuole venire a cantare, a suonare, a fare le università, ma insomma non è che questi scelgono a caso, attenzione, se l'università ti sceglie Napoli, se Apple sceglie Napoli, se Dolce Gabbana sceglie Napoli, se... cioè vuol dire che Napoli evidentemente, mo, siccome questi sono imprenditori, sono persone che prima di mettere la loro faccia c'è il discorso del brand, e ha ragione nonno quando dice mica Luigi De Magistris si può pigliare il merito della città bella, ricordo che lo diceva anche Moretto, che lo saluto con affetto perché ci manca, io devo dire la verità, con tutto il rispetto per Marco Nonno e Salvatore Guancia, per voi avete fatto un egregio lavoro, vi devo dare atto, no, io sono sincero, non sto facendo ironia stasera, veramente. Cerco ogni tanto di alleggerire perché sono le 3.45, però Moretto diceva la stessa cosa, però Napoli era bello pure 5 anni fa e io gli feci la stessa cosa, la ripeto perché tu l'hai detto, anche 5 anni e mezzo fa era sempre la Napoli che noi grazie a Dio abbiamo ereditato e nella quale con coraggio noi che amministriamo poi alle opposizioni abbiamo scelto di esserci e di non scappare, attenzione, perché poi quelli che stanno fuori è molto facile fare la litania Napoli di una volta, vi ricordate questi qua, oppure gli emigranti, quelli che vanno fuori, che per riconoscere la validità della loro scelta, pure che Napoli migliora, devono per forza dire che Napoli non migliora. Allora oggi come non riconoscere, lasciamo perdere i rifiuti, se no veramente non la finiamo più, lasciamo perdere altre cose, voglio sottolineare solamente l'energia culturale, insomma chi viene da fuori riconosce che questa è una città viva, piena di esplosioni di vivacità, di protagonismo dal basso, di autogoverno, di autogestione, di vivacità, ma basta paragonarla a Roma, con nessuna responsabilità chiaramente di chi la sta amministrando da poco, anzi io mi auguro che ci sia un grande cambiamento e sono convinto che si sta lavorando per quello, ma Roma c'è, cioè, rispetto a Napoli che pure è capitale e ce lo testimoniano le persone che vengono da fuori, certo ci dicono che i servizi non funzionano, però anche qui, e non lo voglio fare, ma lo faremo dal 4 settembre in poi, faremo l'elenco pure però perché di alcuni servizi non funzionano, soprattutto il trasporto su gomma, che è quello che forse peggiora in assoluto e quello che funziona peggio, io non credo che noi abbiamo grosse responsabilità, forse finanche le avremo e le scandaglieremo, perché se le abbiamo, e io ho installato anche un metodo nuovo, secondo mandato c'è anche il metodo degli obiettivi, che sono gli obiettivi che ci siamo dati come metodo, ma anche che l'obiettivo che mi sono dato a me stesso, che sarò giudicato dal popolo poi per come ho governato, l'obiettivo che ho chiesto ai miei dirigenti superiori, quello che chiedo agli assessori, quello che chiedo agli staffisti, e anche qui insomma noi abbiamo tagliato tutte le spese, cioè veramente l'amministrazione comunale di Napoli è tra le più miserelle, tra le più par, cioè veramente lo stesso stipendio del sindaco di Napoli è tra i più bassi di età, insomma tutto si può dire di questa amministrazione, ma anzi forse ha tagliato fin troppo, che certe volte abbiamo pure chiesto a persone, che è un fatto di passione, l'abbiamo detto, non abbiamo trasformato solo l'ARIN
da SPA in ABC, ma abbiamo anche un po' trasformato il concetto di SPA, qua prendo parole non mie, ma del vice sindaco, del giudice, quando dice la nostra SPA alla fine è solo per amore, cioè che è la passione che ci ha portato avanti a noi tutti in alcuni momenti, e ce lo ricordiamo tutti che cosa è stato e che cosa sono stati alcuni momenti. Poi anche io sono molto d'accordo, lo diceva credo Mario Coppetto un po' di tempo fa, sicuramente, e abbiamo fatto anche autocritica in quello, seppur necessitata, che il metodo che ci ha portato a questo maxi emendamento non verrà più ripetuto, ce lo siamo detti, però io in 48 ore, e loro comunque, voi vi eravate preparati comunque in qualche modo a questa, io una proposta diciamo alternativa, visto che voi avete fatto un quadro che insomma noi abbiamo fatto un'operazione pessima, un'operazione indecente, un'operazione che taglia, un'operazione che, cioè voglio dire, avete disegnato un quadro devastante, e mi sarei aspettato che, non dico su tutti i punti, ma almeno su un punto qualcuno avesse detto beh, ma perché non hai fatto così invece di fare così? Quindi proposte alternative francamente io non le ho viste. E poi ricordiamoli che questa città, l'avete già detto voi ma lo voglio dire io, nel momento, anche io, nel momento di crisi economica più forte, il predissesto, i tagli, ha fatto una scelta politica di visione strategica senza precedenti, salvaguardare i servizi essenziali, salvaguardare i servizi costituzionali, non licenziare nemmeno uno, fino anche assumere, non l'avete ricordato amiche, amici e consiglieri della maggioranza, fino anche assumere le maestre con un atto di disobbedienza coraggiosa, e potrei continuare e continuare. Ma il sindaco non ha una posizione ideologica sul pubblico, attenzione, noi siamo apertissimi alla collaborazione tra pubblico e privato, contro le commissioni, contro le oligarchie, contro le opacità, ma molto bene il rapporto tra pubblico e privato. Certo, non ha fatto il nome e il cognome, spero di aver sbagliato, ma in un paio di passaggi, credo sia ieri che oggi, parlando del patrimonio immobiliare, ho quasi colto con la mia scarsa intuizione e intelligenza politica che la consigliera Valente evocasse quasi come modello quello del signor Romeo, come diciamo esempio di che il privato possa fare meglio del pubblico. Io ricordo che non solo si contavano indagati e arrestati al di là dell'esito dei processi, basta leggersi quelle intercettazioni telefoniche per capire che quello almeno non è il mio modello, io sarò sicuramente peggiore, ma il nostro modello non è Romeo, ma attenzione, a quel tipo di modello fin quando noi saremo amministratori non ci sarà mai. Noi quello che pensiamo è un altro privato, cioè il privato che investe per la città, che non va a braccetto con la politica, che lascia denari sul territorio, che fa aumentare i consumi, che non distrugge il territorio, che fa occupazione. A questi imprenditori io vado a stringere la mano, che sono persone, come dire, che fanno qualcosa per la nostra città, ma non chi che per un anno e mezzo che l'avete messo voi, per un anno e mezzo ancora non ci dava i dischetti, non ci dava i CD-ROM, non ci dava i software per sapere qual era il patrimonio immobiliare della nostra città. E poi ve lo diremo quanto abbiamo risparmiato, perché qua è stato detto che noi non mettiamo a valorizzazione il patrimonio, i fitti passivi. Si è fatto molto, ma non ancora abbastanza, perché è vero che sul patrimonio immobiliare dobbiamo ancora vendere tanto e dobbiamo ancora fare tantissime cose. Poi ripeto, mi auguro veramente che si smetta di fare campagna elettorale in quest'aula e ci si confronta più sui problemi, e su questo ho colto, per la verità, seppur in quell'elemento di contraddizione che ha segnalato anche il consigliere Coppetto, ho colto un linguaggio, un messaggio e un modo di lavorare che apprezzo del Movimento 5 Stelle. Hanno detto: noi stiamo qua non solo a verificare, non stiamo qui solo a controllare, ma siccome siamo cittadini e portavoci di abitanti e cittadini di questa città, vogliamo dare il nostro contributo per la città. E allora si facessero, fatevela però un po' una ragione, guardate, ve lo dico ma non con umiltà, perché se vogliamo continuare, c'è un motivo, ci deve stare però perché i napoletani ci hanno eletto, evidentemente il quadro non è così devastante, consigliere Carfagna, come la città che vede lei, forse lei in 5 anni è stata distratta su altre cose, oppure il consigliere Nonno si deve fare una ragione se per 35 anni voi non riuscite a governarla la città. Evidentemente siamo stati più convincenti, siamo stati più persuasivi, qualcuno dice addirittura, ho letto uno che ha detto i napoletani sono talmente stupidi che hanno eletto un'altra volta lui, noi non la pensiamo in questo modo.
Pensiamo che siamo stati scelti perché in 5 anni la fotografia di Napoli, la sostanza e l'essenza della città la stiamo cambiando, che abbiamo governato con autonomia, con libertà, con coraggio, abbiamo rotto i guinzagli con cui avete soffocato per anni questa città, abbiamo spaccato un circuito, un cortocircuito fatto di rapporti politici, affaristici, borghesi, e adesso lavoreremo soprattutto nel popolo e nelle periferie. Non daremo, come avete fatto voi, contratti come si faceva a Panico con 450.000 euro, il signor Balsamo, i consigli di amministrazione. Abbiamo finanche un presidente di un ABC che non piglia manca un euro, cioè abbiamo addirittura degli eccessi, io non condivido, perché uno che sta ai vertici un'azienda che non prende manco un euro, io personalmente vedo che da poco, pochissimo, però è pure da una cosa, quindi forse alcune cose vanno anche riviste. Quindi nell'avviarmi praticamente a concludere, noi ci auguriamo, anzi ne siamo certi, che si possa lavorare bene, perché non è stata una premessa di maniera per poi dire anche delle cose critiche o delle cose finanche dure, ma insomma avrei altre pure cose da dire e mi fermo qua. Però quell'auspicio che è stato sottolineato di una collaborazione noi la cogliamo e cercheremo di evitare errori, cercheremo di fare autocritica quando è necessario. Io confermo l'impegno sul metodo che mi sono preso. Si è parlato di sfida e noi l'accettiamo, chiaramente sfidiamo non con arroganza ma con la serietà che ci contraddistingue e col senso istituzionale che mi porto dietro dal 1° dicembre del 95, di vedere se il Parlamento e il Governo sono pronti alla sfida. Perché cara consigliera Valente, l'incontro dei parlamentari l'abbiamo fatto, lei non c'era, si è fatto a Palazzo San Giacomo, le posso fare pure i nomi dei parlamentari che c'erano, poi non vennero i parlamentari 5 Stelle per un fatto di metodo, perché ci fu un po' di discussione se poteva essere presa in diretta streaming o meno, quindi poi alla fine deciso di non venire. Tanti incontri abbiamo fatto, poi credo che non c'è bisogno della telefonata, cioè se uno si interessa di Napoli, il dibattito su Napoli sta sui giornali, sta in Parlamento, sta in Governo, diciamoci la verità. Diciamoci la verità, nessuno se n'è fregato di Napoli, anzi ve la dico tutta, c'è stata la volontà, voi ci avete voluto più volte far cadere, ci avete voluto più volte far crollare, ci avete strangolato, noi abbiamo resistito, perché siamo un po' come quelle persone che non mollano mai e anche un po' come quelle persone che più le attacchi, voi questa cosa non l'avete capito, noi più innalziamo il livello di resistenza. Allora se vogliamo inaugurare una nuova stagione, è quella un pochino che si è detta anche prima, noi siamo disposti non solo a riconoscere errori, a fare passi indietro se ci convincete che stiamo sbagliando, di cooperare e di collaborare, vediamo se lo vuole fare il governo, perché come ha detto io non credo, come dice il consigliere Lebro, che già si è deciso ineluttabilmente, però tutto lascia credere che si continui così, basta vedere la pantomima del fatto ci si incontra o non ci si incontra. Col Presidente della Regione, devo dire, si cerca di dialogare meglio, ci auguriamo che i rapporti possano migliorare, il Governo decida che vuole fare, se vuole continuare su quello che è stato fatto in questi anni, tentativi di soffocamento, non riconoscere la città di Napoli, commissariare Bagnoli con Nastasi, cercare di scrivere una città senza tener conto della città, non tener conto della volontà popolare, non tener conto di un sindaco democraticamente eletto, beh, perderanno loro, non perderemo noi, perché su questo ne sono, perderanno a noi, vincerà la città. Se invece si vuole instaurare un nuovo coso, la letterina sta là, se il governo ci vuole chiamare siamo qua, anzi le dico una cosa in più, ci andiamo noi dal governo, così finisce pure questa cosa, chiamo io e chiami tu. Un giorno Chiss ci ha presentato noi direttamente, e se lei viene con noi e se andiamo tutti insieme, ognuno con le proprie posizioni, non dire al sindaco, ha ragione il sindaco, a portare le stanze di Napoli, vedremo e vedrete che secondo me questo sarà un buon consiglio comunale. Io ne sono certo, perché al di là delle polemiche, dei toni, della dialettica che secondo me deve rimanere forte, deve rimanere fino anche aspra, però quando andiamo sui temi io mi auguro che ci sia un lavoro preparatorio molto importante. Questo io l'impegno che ho preso e chiudo su questo. Ieri per me è importante, io do grande dignità, prima ancora che al Consiglio Comunale, alle commissioni, si deve fare un grande lavoro e i primi responsabili di questo devono essere gli assessori, che lavorano tanto e certe volte magari possono essere presi dal tanto lavoro per considerare per un attimo secondario questo. No, abbiamo preso un impegno, non è affatto secondario,
Poi ci appelliamo ai presidenti di commissione, ci appelliamo all'ufficio di presidenza, alla maggioranza e all'opposizione. Io sono assolutamente convinto che in questo Consiglio Comunale non c'è malafede. Io quando parlo mi riferisco a altri, mi riferisco al governo, faccio altri ragionamenti, ma in questo Consiglio Comunale io non penso assolutamente che ci sia nei banchi dell'opposizione qualcuno che si sia seduto qua con l'idea precostituita di accoltellare politicamente l'amministrazione che è stata in questo frangente da circa un mese letto. Quindi noi faremo la nostra parte, cercheremo di dimostrare con i fatti che quello che sto dicendo non è demagogia, non è propaganda, non sono frasi fatte alle 4 del mattino, e ci auguriamo da voi, e ne sono certo, che ci sia un contributo critico, e soprattutto mi auguro che chi è in Parlamento, non solo la valente che sta al governo attraverso il suo partito, attraverso il suo Presidente del Consiglio, ma anche la consigliera Carfagna e penso anche il Movimento 5 Stelle, perché poi in Parlamento c'è un'opposizione consistente, attenzione, anche lì su alcuni temi loro si sono espressi, lo devo dire con sincerità, su Bagnoli e anche su altri temi, però forse oggi Napoli deve avere un respiro, siccome sono rappresentate veramente tutte le forze politiche, c'è rappresentato chi non è una forza politica, come me, che non sono una forza politica, non ancora, c'è il Movimento 5 Stelle, c'è il Partito Democratico, c'è Sinistra Italiana, c'è Forza Italia, il PD, veramente ci sono tutti, quindi credo che oggi Napoli possa essere tranquillamente essere un interlocutore del massimo livello di un proscenio nazionale, francamente, e non andare solamente all'onore della cronaca, come mi chiamano in questi giorni, per chiedermi un commento, per andare a speculare sugli rifiuti a Roma, non mi interessa questa polemica, anzi io mi auguro che i miei colleghi sindaci appena eletti, indipendentemente dal colore politico, si mettono insieme a noi, perché la prossima battaglia nel Lanci e anche verso il governo e il Parlamento è che i comuni non possono essere strangolati, perché se sono strangolati molte chiacchiere che ci siamo, molte chiacchiere, molte cose che sono state dette stasera, rimane un dibattito registrato, ma noi non lo potremmo mai realizzare, bene che lo sappiamo, anzi, e chiudo veramente, c'è un rischio che a me preoccupa moltissimo, che se non svoltiamo immediatamente, fra un po' verrà qualcuno, ma non a Napoli, in Italia, dire signori miei, noi non possiamo più garantire, ma non solo i servizi, quelli che noi abbiamo salvato, dall'acqua al patrimonio immobiliare, ti incominceranno a dire che gli ospedali, che la polizia di Stato, che la sicurezza, abbiamo pochi mesi, pochi anni. Allora questa è una grande battaglia politica per far sì che la Costituzione attraverso i suoi servizi essenziali viva, e quindi ecco perché è una battaglia che non può non avere il sostegno anche di chi, indipendentemente dalla maggioranza e dell'opposizione, crede in queste cose, altrimenti è inutile venire a dire sindaco, devi innalzare i servizi, però da una parte non ti puoi indebitare, da una parte non puoi spendere, da una parte non puoi tagliare, da una parte non puoi fare, sì, fai la lotta all'evasione, ne dobbiamo fare ancora di più, ma Palma vi ha dato i numeri, 100 milioni nel 2015 e tanti ancora nel futuro, quindi non è un'amministrazione che non ha aumentato la capacità di riscossione e la lotta all'evasione, quindi chiudiamo questa giornata adesso con questa votazione che per noi è importante, avviandoci poi a un lavoro importantissimo per uscire in autunno dal piano di riequilibrio e votare a novembre quella manovra che darà finalmente sicurezza, perché sarà la prima volta, e quello sì, come dice il consigliere Brambilla, sarà il bilancio del primo Consiglio Comunale, per la prima volta nella storia, almeno da quando noi amministriamo, che si potrebbe approvare il bilancio prima dell'inizio dell'anno. Quindi pensate un po' che significa. Significa che ogni dirigente, ogni ufficio, ogni assessore, ognuno sa quindi che cosa può fare, e non ci sarà più l'alibi di dire sto in dodicesimi, questo non lo posso fare, questo si può fare, dobbiamo disobbedire, dobbiamo violare, poi arriva la Corte dei Conti, poi arriva quello, poi arriva quell'altro, ci difendiamo, perché qua ci difendiamo pure, ci difendiamo non perché rubiamo come fanno altri, ci difendiamo perché cerchiamo di garantire appunto quei servizi essenziali di interesse costituzionale di cui si è parlato. Quindi un ringraziamento veramente a tutti per il contributo che avete dato, sincero, non solo ovviamente alla maggioranza che è stata compatta, leale, forte, solida e costruttiva, ma devo dire anche all'opposizione, perché comunque ha mantenuto il suo livello alto di opposizione, però senza cedere poi alla fine in quell'ostruzionismo veramente fine a se stesso che non fa bene alla democrazia.